Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova golosa reaction. Benvenuti nella mia reaction ad Occhio di Falco al quarto episodio. Per chi non avesse mai visto la mia reaction, questa qua è la mia reaction editata con tutti i migliori momenti dell'episodio e la puntata messa in alto in piccolino. Invece in descrizione troverete il link per la reaction completa, senza tagli, con un minutaggio al quale sincronizzare l'episodio. Come vedete siamo in streaming su Twitch, vi ricordo che siamo live tutti i giorni. Twitch è una piattaforma gratuita, facciamo una marea di roba. Se poi avete Amazon Prime avete tanti golosi vantaggi. Ed inoltre vi ricordo che per quanto riguarda Occhio di Falco, come fatto per le precedenti serie e come faremo per le prossime, ogni mercoledì quando esce l'episodio lo guardiamo in stream. Alle 8.30 siamo in stream, alle 8.50 che esce l'episodio siamo live. Comunque oggi quarto episodio di Occhio di Falco, dovrebbe essere uscito, oggi ci dovrebbe essere una scena finale legata a Kingpin, quindi non vedo l'ora, e poi uscirà dopo la reaction anche l'analisi e anche poi un video su Spider-Man nel pomeriggio. A parte ciò, andiamo a vedere l'episodio. Pam 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 pam. Ah, ok, riprende da qua. Resta esattamente dove ti trovi. Oh mio Dio, tu sei arciere. Occhio di arciere. Siamo amici trattino partner. Io non amici trattino partner. Sì, CB1 ha problemi ad aprire. CB1? Perché sono una molto tranquilla. Non faccio tipo oh mio Dio, Occhio di Falco. A proposito, grazie per aver salvato il mondo. Prego. Immagino che io possa solo confidare che i presenti a questo tavolo facciano la cosa giusta. Lui vuole riprendere la spada. Ma chissà se la mamma dice qualcosa a Clint. Natasha Romanoff era una davvero brava, non è vero? Oh? Ma essere bravi non basta per sopravvivere. Oh oh. Allora sicuro, ragazzi. Sicuro, se hanno nominato Nat, arriva Yelena. Ha rubato la spada. Bravo, Clint. Oh oh, chi chiama? Può richiamarmi, per favore? Può richiamarmi. Parla con la contessa Allegra De Fontaine, dai, 100-100. Ho parlato con quel tuo amico. Amico? E fa jogging per ore. Amico. Eh? Oh, troppi segreti, troppe cose. Secondo me l'amico russo è Red Guardian. Pure parlava di casi su cui ha investigato. Feste? Fondamentale è che si possa ballare. Mia madre tanto non balla. Mi permetto di dissentire. Az, te l'ha detto, Kate. At your ear. Dai, però guarda che è felice che la mamma sia felice. Il buongiorno. Si vede dal mattino? Si vede da come ti svegli al mattino. Dai, c'ero quasi, su, c'ero quasi. E ogni volta che usi uno di questi aforismi sono sbagliati. Perché? Perché ha aggiunto la parte del come ti svegli. Lontano dagli occhi, lontano dagli orecchi. Tu, tu, tu. Ah, ora l'ha chiamato ufficialmente Pizza Dog. C'è pure l'alberello di Natale. Cibo subito. La Sloan è una società di comodo che ricicla i soldi per quell'intuto. È Jack Duken. È l'amministratore delegato. Dove prendiamo le frecce truccate? Temo che non ci siano altre frecce truccate. In tutto il mondo? In pratica. Le deve creare. Hai qualche altro trucchetto? Posso farti perdere conoscenza con questo da più di 6 metri. Puoi colpire qualcos'altro? Andrò in giro a raccontare che Occhio di Falco. No! Che di. Thanos! Sulla tazza c'era scritto Thanos, ragazzi. Madonna! Non è una bella storia. Chiaro? Parla di Natasha? Quando era il momento, non ci riuscì. La sensazione che voleva lasciare. Parli di Natasha? Eh sì. Ma questa è la musichetta che c'era anche in Endgame? Hai perso la tua famiglia con il blip. Esatto. Sì. È lì che hai conosciuto Ronin. Più o meno. Non proprio conosciuto. Sei tu, non è vero? L'ha sgamato! Avrei fatto degli sbagli, ma sono nel passato. No, sono sempre con me. Per questo sono qui. Vuole provare a rimediare? Prima di rimediare. Infatti. Oh no! Thanos aveva ragione, ci ha scritto. Riprendi le mie frecce truccate dai miei amici LARPer. Occhio di Falco mi ha mandato in missione per gli Avengers. Sono la sua partner trattino migliore amica Kate. Ha detto che credo di poterti dare una mano. Se mi assicuri che ne varrà la pena. Ne vale la pena, ne vale la pena. Eccolo qua, Casi. Sorpresa. Ah, 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 voglio solo parlare. Non hai lavorato sotto William Lopez come sottoposto per quanto? Per anni? William Lopez è il padre di lei. Sai cosa vuole il capo di Maya? Capo di Maya? Che cosa vuoi? Non voglio che muoia più nessuno. Ok.
Cercavi questo? Ehi, posso riavere la mia pistola? Certo, come no. Ah, non gliel'ha data. Non si vede l'Avengers Tower comunque, eh. Non la fanno mai vedere quella zona. Il nostro uomo. Ehi. Riccardo, sono ancora caldo. Ah, riunione qua. Oh, eh? Ma guardami, sono una grande... Tomb Raider! Allora è diventata la tizia sulla sedia, cioè. Abbiamo missione recupero frecce e computer. Non hai portato la tua borsa? Per metterci le frecce? Sei ricamata, c'è scritto... Bomba sexy. Sì, sì. Mi dici che ci facciamo qui? Una cosa molto importante per me dentro quell'appartamento. Ma ce l'avrà l'uomo che l'aveva preso all'asta, no? Per il Rolex. Ascolta, usa la freccia uncino per ancorarti dentro. Poi freccia uncino. Buonasera, signore. L'aiuto con le buste? Ma no, tante no, no, cose no, qui. Non parlargli. E sta entrando così. Rilassati, sono nell'ascensore. Mi scusi, può ripetere? Stavo parlando con un Avenger. Ok, sono alla porta. Addirittura con una mano riesce a scassinare. Ok. Oh, allarme? C'era l'allarme. Che cosa devo cercare? Un orologio, un vecchio Rolex. C'è qualcuno, dai. Ah, forse allora è semplicemente l'orologio di Ronin, al quale però possono scoprire che Ronin è Clint Barton. È l'unica cosa che mi viene in mente, dai. Clint, qualcuno prende appunti sulla tua famiglia. Cazzo, l'hanno sgamato. Quella luce è un allarme silenzioso per chi non sente. È la casa di Diego. Cazzo. Sì, me ne sono accorto. Mai è sul tetto con me. Come mai è sul tetto? Decisamente qui. È Yelena! Questa è Yelena! È arrivata! Un secondo. Faccela vedere, ti prego. Ah, ammazza. Eccoli! E mo li riconosce che sono le cose delle vedove nere. Ah, l'ha legata, ok. No, no, l'ha legata, è salva. Se no era Endgame parte 2 questo, eh. Fatti un giro. Ma come fatti? Comunque così ha superato il trauma, diciamo, ci hanno fatto questa cosa... Che paura. Riconoscila. Noi non sappiamo se lei la conosce. Se lui lo conosce. Guardala. Perché? Meglio che tu non lo sappia. Non posso essere. Quindi la conosce. Qualcuno ha soldato un'assassina vedova nera. Ah, allora sa solo che è una vedova nera. Non sa chi è. Ho scelto io di essere qui. Conosco tutti i rischi. Diglielo, Clint. Te lo assicuro. Ma io non lo permetto. No. Hai capito? E ora si separano? È finito l'episodio! Ma... Vabbè, mo c'è la scena! A parte mi è sembrato che è volato, ma mo ci deve sta la scena! Dammi sta scena! Dammi sta scena perché ci deve sta scena, eh! Cioè, io non... Cioè, fammi finire i titoli di coda che ci deve sta quella scena! Comunque figo come episodio, devo dire di transizione, cioè nel senso... È volato, mi sembrava come fossimo a metà dell'episodio! Però ci sta, è arrivata finalmente Yelena e quindi... Mo dai, vediamo questa scena finale, oh ti prego, ci devi stare. Devi essere vera scena, cioè una cioè, devi esistere. Scena, mia stellina del mio cuore. Ti prego, devi stare lì, devi essere presente. Fatti vedere. Vieni qua. Scena. Ti prego. Quanto dura questa sigla? Il giusto. Come non c'è? Non c'è sta! Non c'è nessuna scena? Ma questa è una truffa! E allora, prossimo episodio, ragazzi. Mi sento veramente truffato qua, eh. Erano settimane che si diceva che ci sarebbe stata una scena. Vabbè. Comunque abbiamo avuto Yelena Belova, che è arrivata ovviamente dal film di Black Widow. E... dobbiamo capire questo orologio quale importanza ha, ma teoricamente ce l'ha Kate, quindi a posto. E il prossimo episodio, che esce lo stesso giorno di Spider-Man, ci mostrerà Kingpin e in qualche modo si collegherà a Spider-Man, poi comunque se ne parlerà meglio. Detto ciò, grazie per aver visto questa reaction su YouTube, arriverà presto l'analisi, vi ricordo che siamo sempre live su Twitch, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!